L'anima. L'anima rappresenta la nostra interiorità, che è qualcosa di profondo, non tangibile. È come un palloncino, che quando il corpo muore resta giù, lui invece vola su, in cielo. L'anima, principio che dà vita a tutto, è la vera essenza della natura. È l'essere mentre noi siamo soltanto manifestazioni di questo essere. Noi siamo l'essere animato, l'essere è unico ed uno. Le stelle, il mare, gli alberi, il cane, il gatto, tu ed io, noi tutti, tutti esistiamo perché noi siamo. Siamo energia vivente, ma l'energia si configura in maniere diverse. In una candela, in una lampada, nel fuoco di un legno acceso, nella forza dei nostri muscoli. Per cui se l'energia è l'essere primordiale, uguale per tutti, si configura o si manifesta in maniere diverse nella materia. Tutto nella materia è animato e vivo, è in movimento. Per questo possiamo dire che tutto ha un'anima. Dal latino anima, connesso con il greco anemos, soffio, vento. L'anima in noi quindi è questa capacità di intendere e di volere chiamata libertà. L'anima è la nostra vera essenza vitale e spirituale. È il nostro potere personale. L'anima non muore, amici cari, perché è spirito individualizzato. L'anima è eterna ed è ciò che siamo realmente. L'anima. L'anima non muore. L'anima va oltre il confine. Grazie a voi tutti, amici cari, per essere qui presenti. Con amore vero, un abbraccio di luce a tutti voi.